Il principe Harry è destinato a perdere la sua posizione di consigliere di Stato dopo essersi dimesso dal suo ruolo di reale attivo, lasciando gli aiutanti di palazzo a considerare la principessa Beatrice come sua sostituta. La famiglia reale sta attualmente affrontando un mal di testa costituzionale a causa dell'assenza del principe Harry come reale funzionante, poiché non può più svolgere il suo dovere di consigliere di Stato. Secondo l'attuale Costituzione reale, 4 membri della famiglia hanno il diritto di essere consiglieri di Stato. Il che significa che possono svolgere incarichi per conto della regina se questa non sta bene. Poiché non vive più nel Regno Unito, questa posizione potrebbe essere riassegnata alla principessa Beatrice, che è la prossima in linea di successione al trono dopo suo padre, il principe Andrea. Vernon Bogdanor, professore di governo al King's College di Londra e autore di Monarchy and the Constitution, ha dichiarato: un consigliere non domiciliato nel Regno Unito non può agire, il che esclude Harry. La prossima in fila è con l'età richiesta di 21 anni sarebbe la principessa Beatrice. Tuttavia, la maggior parte delle funzioni del capo dello Stato può essere devoluta. Non è, ad esempio, costituzionalmente necessario che la regina partecipi all'apertura del Parlamento. Express.co.uk ha contattato Buckingham Palace ma ha rifiutato di commentare. Gli attuali consiglieri sono il principe Carlo, il principe William, il principe Andrea e il principe Harry, scelti perché sono i 4 prossimi in linea di successione al trono e hanno almeno 18 anni. Oltre al principe Harry, la posizione del principe Andrew è in dubbio dopo che si è allontanato dai doveri pubblici nel 2019 dopo che negli Stati Uniti sono state formulate accuse di abusi sessuali contro di lui. Secondo il Mail Online, gli assistenti di palazzo stanno anche valutando l'elevazione di Camilla, la duchessa di Cornovaglia, nel gruppo dei migliori reali d'élite. Negli ultimi anni, ha assunto un ruolo maggiore all'interno della famiglia reale e ha aumentato enormemente la sua popolarità presso il pubblico britannico da quando ha sposato il principe Carlo nel 2005.